Buongiorno a tutti. Ci prendiamo un bel caffè con il cuore a 5 stelle. Il Movimento 5 Stelle. Il cuore rosso, vedi? Il Movimento 5 Stelle. Iscrivetevi al mio canale, per favore, iscrivetevi. Questo nuovo governo in 35-36 giorni sta facendo una rivoluzione totale. Complimenti. Movimento 5 Stelle e Lega. Complimenti, complimenti, complimenti. Da questo momento niente più vitalizi. Basta. Qualsiasi governo che andrà, niente più vitalizi. Adesso andranno a toccare le pensioni d'oro e non solo le pensioni d'oro. Toccando le pensioni d'oro, già con i vitalizi sono 40. Nell'arco dei 5-6 anni di questo governo saranno quasi 200 di liquidità di soldi risparmiati, che questi soldi serviranno per tutte le imprese, aiutare le imprese a assumere. Quando toccheranno le pensioni d'oro non si capisce quanti soldi ci sono. Si risparmia, quanti soldi nostri pubblici che risparmiamo, e quei soldi là andranno a tutti i pensionati delle pensioni minime che li azzeranno, e sono contento che va ai pensionati delle minime che vanno, che non hanno più il minimo, le aumenteranno le pensioni. Con tutte le pensioni d'oro che ci toglieranno andranno ai pensionati, e sono contento, vanno alle persone che hanno bisogno. Almeno hanno fatto una cosa giusta. E la rivoluzione non è finita, perché loro, in base ai contributi, i politici che hanno versato, prenderanno quella pensione là. E hanno finito tutti questi privilegi. Poi li voglio vedere che prendono l'autobus, la metro, che non sanno neanche com'è. Quando vanno a prendere la metro, quale pensione prendere, quale numero, quale che devono prendere, non lo sanno neanche. C'è da ridere. Hanno finito. Boh, devono fare pulizia all'interno del governo. Stanno facendo. Stanno già cominciando. Stanno cominciando, non solo così, non solo su questi rami, cominciando a parlare con gli imprenditori. Tu, che hai preso fino adesso soldi pubblici, che li hai presi e te ne sei andato, tu, e te ne vuoi andare, tu, li devi restituire tutti indietro. Già parecchie imprese si hanno ripreso tutti i soldi indietro che hanno, si sono presi dal governo, soldi pubblici, mo se li sono presi indietro e te ne vai. Chi si è preso i soldi pubblici, le aziende, e se ne sono andate, li devono tutti restituire fino all'ultima lira, e poi te ne vai. Chi rimane in Italia e assume, ci saranno un margine di assunzione, non più contratti che ti prendono qua, assunzioni vere, da là alla Z con le aziende. Io ti aiuto, faccio in modo che tu non paghi tasse arrivare fino qui nella gola. Ti aiuto in tutto e per tutto, e tu assumerai se vuoi stare in Italia, se no te ne vai. E se te ne vai e hai preso i soldi pubblici, li devi restituire fino all'ultima lira. E a parecchie aziende se le sono, lo Stato, questo nuovo governo, se le sono già ripresi i soldi che loro si sono ripresi. Te ne vuoi andare? Vai. Tu mo mi dai tutti i soldi indietro. Bene. Questo governo mi piace. Un bel governo. Movimento 5 Stelle. Sta facendo un bel lavoro. Complimenti a Luigi Di Maio. Suo nuovo governo, insieme alla Lega. Discorso dei porti.
Adesso verranno aiutati solo i bambini e le donne che vengono dalla guerra. Gli altri, tutti via. E quelli che stanno in Italia, tutti espulsi, tutti mandati via. Salvini sta facendo un bel lavoro. Gli altri possono dire tutto quello che vogliono. L'altra accusa, finalmente hanno tolto tutte le pubblicità dei giochi d'azzardo, che addirittura i grandi attori facevano pure queste pubblicità, e anche parecchi canali YouTube, che mo non li fa più. L'hanno tolto davanti. Basta. Portare famiglie, persone, a vendersi un altro po' pure la camicia con il gioco d'azzardo e mette la famiglia in condizione dalla povertà. Basta, finito, il gioco d'azzardo non si vede più in televisione. Si cominciano a fare delle leggi serie. Complimenti a Luigi Di Maio, che sta aiutando tante aziende con operai in difficoltà a rimergere. Se sei in Italia, ma se tu te ne vai, tu restituisci fino all'ultimo centesimo. Complimenti, complimenti a questo governo. Sta lavorando bene. Sta lavorando bene. Alla Camera che approvano tutte queste leggi, tutto questo fatto, al Senato problemi non ci devono stare. La Camera, quando ha fatto questo, problemi non ce ne sono al Senato. Di cui questo governo sta facendo un bel lavoro in tutti gli aspetti. Ci sono novità, novità, che sta facendo il Movimento 5 Stelle. Si cominciano a non prendere più soldi pubblici dal popolo. Si comincia lo Stato a aiutare il popolo. Agevolare le aziende che vogliono rimanere in Italia e assumere con contratti seri. Sta facendo delle cose belle. Complimenti a questo governo. Sta lavorando bene. È un mese e hanno già rivoluzionato quasi tutto. Dalle aziende, dai migranti, da tutto. Di cui fa 4, 5, 6 mesi vedremo un governo che veramente dà filo da torcere a chi se lo merita. E sta vicino al popolo e aiuta il popolo. Fra 3-4 mesi vedremo dei risultati dai giovani, dalle aziende, dai pensionati, dalle strutture sanitarie, da tutto, vedremo delle cose innovative, delle leggi innovative, cose che fino adesso che li stanno mettendo a tappeto, da togliere, leggi da togliere stupide, che ci hanno preso per la gola. C'è proprio un cambiamento. Faccio i complimenti a questo nuovo governo. In questi giorni che stanno governando, un mese, 40 giorni, hanno dato già una svolta. Complimenti a questo nuovo governo. Una bella rivoluzione sta facendo questo nuovo governo. Iscrivetevi al mio canale. Dobbiamo arrivare a 1000 iscritti. A 1000 iscritti. Pollice in su o pollice in giù. Lasciate un commento. Io vi rispondo. Iscrivetevi al mio canale. Buon lunedì a tutti.